salve a tutti, sono Strambo e sono un sopravvissuto. E come potete vedere oggi ho un altro ospite che si chiama Camillo e ha 4 anni. E il mestiere di Camillo è quello di trasformare il fieno in proteine. Questo animale qui trasforma l'erba che c'è in campagna in proteine. Camillo non è mio, intanto è stato gentilmente prestato da mio fratello. C'ha 4 anni. E lo pagò, mi sembra, 16 euro insieme a una compagna, Camilla, che vive con la compagna di mio fratello. Ora vi volevo dire, questo qui è un animale da compagnia, un coniglio nano, perché se vedete, insomma, quelli che sono i conigli da carne sono il doppio di lui. Però insomma, già dopo 6 mesi che ce l'aveva, si è riprodotto. Camillo ha fatto 6 figli. Fecero, mi sembra, 3 maschi e 3 femmine. Ora non vi voglio dire cazzate, però prendetela così, 3 maschi e 3 femmine. Tanto il numero è irrilevante. E questo animale qui, per dire, da 4 anni non si è mai ammalato. E vi faccio vedere i suoi figlioli. Ora non vi scandalizzate che c'ha un po' di casino. Questi sono Lamponio e Vallanzas, che hanno 3 anni, sono 2 maschi. Ora si assomigliano, quale Lamponio e quale Vallanzas. Non ce ne può fregare di me. Mangiano questa roba qui. Sono una palla. Lui lo compra a balle, mi sembra lo paga sui 10 euro a balla e gli dura un bel po'. Mangiano quella roba lì, gli avanzi di quelle che sono le verdure. Ora, a meno che non abitiate, che vi devo dire, in un posto che avete la campagna a 15 km, è una cosa il mangiare per i conigli, che lo trovate anche voi. Questi qui sono conigli nani, intanto premetto che sono conigli nani e sono pensati come animali da compagnia. Però ragazzi, io vi voglio un monte di bene, così non è che mi fa fame. Però se mi facesse fame una porzione con Camillo, ci viene. Camillo, dopo 8 mesi insieme a Camilla, hanno cominciato a riprodursi. Questi sono i maletti che figliano 3 volte l'anno. In 2 la prima volta hanno fatto 6 conigli, poi hanno smesso, che l'hanno tenuti separati. Però ecco, fate conto. Se tenete la coppia di riproduttori, una media di 4 conigli a parto, vi fanno almeno 12 conigli all'anno. Roba che è una cosa anche conveniente, secondo me. Che poi, come avete visto, insomma, dal video del cane, io ho il cane per lui. Questi sono come me, più che per il mio fratello, per lui sono animali da accarezzo.
per me sono animali, sì, da accarezzo, dai, perché mi stanno simpatici pure a me, però li vedo anche in un'ottica più mangiareccia, lo vedo davvero come trasformatore di fieno in proteine. Un animale che si ammala poco, che non è rumoroso, perché un coniglio non ti scassa la minchia, il coniglio sta in gabbia se lo tieni in gabbia, sta fuori se lo tieni fuori. Ora io se allevassi davvero conigli in città li dovrei tenere fuori per via del cane, che per lui sarebbe da mangiare. Però una cosa economica facile. Direttevole, anche perché mangiare mangiano questa roba qui che vi ho fatto vedere, paglia, avanzi, acqua, si ammalano poco, si riproducono praticamente dal primo anno, da prima del primo anno, perché si riproducono da prima del primo anno. Questo qui c'ha 4 anni. Quelli che avete visto di là, Lampone e Ballanzasca, hanno 3 anni. E anche loro sono animaletti da porzione. Perché no? Ragazzi, io spero che vi piace, se siete animalisti convinti, qui che dovete rompere le palle. Rompetemi le palle proprio. Scriveteci assassino, però se ci avessi fame, allora se sei un animalista convinto, fra mangiare il coniglio e mangia a te, allora mangerei a te, salverei il coniglio. Tanti saluti da Strambo. E iscrivetevi e cliccate su mi piace se vi piace, oppure cliccate su non mi piace se non vi piace. Che io non li disabilito i commenti, voglio dire, se c'è da dire qualcosa, dimmelo. Io se c'ho da dire qualcosa a te, che hai detto qualcosa, te lo dico. Ciao a tutti.